Nel Nel nome nome del del Padre, Padre, del del Figlio, Figlio, dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il Il mio mio cuore cuore esulta esulta nel nel Signore, Signore, mio mio Salvatore. Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Il mio mio cuore cuore esulta esulta nel nel Signore, Signore, mio mio Salvatore. Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il Il mio mio cuore cuore esulta esulta nel nel Signore, Signore, mio mio Salvatore. Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere coi nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il Il mio mio cuore cuore esulta esulta nel nel Signore, Signore, mio mio Salvatore. Salvatore. Siamo ormai prossimi alla nascita del bambino Dio. E allora la parola di Dio va in cerca anche all'interno della sua storia di altre nascite, di altre persone, di altre figure. Per esempio, nel libro di Samuele c'è proprio il racconto della nascita di un bambino. C'è una mamma. Non può avere figli. La mamma è accorata, va al tempio e prega. È bellissima la preghiera. Eli, che era il sacerdote del tempio, la vede pregare. Tra l'altro non era comune allora vedere una donna solamente muovere le labbra e parlare con il cuore. E il sacerdote si avvicina e le dice: "Ma donna, cosa stai facendo? Sei ubriaca, vai fuori dalla chiesa, vai fu scusate, vai fuori dal tempio." E la donna si apre e gli dice: "No, non sono ubriaca, sono solamente angosciata e sto chiedendo che il Signore mi renda feconda, che io possa avere un bambino." La nascita prodigiosa avviene e nasce una creatura che diventerà veramente un profeta, Samuele. E adesso, una volta che è nato, lei, la mamma, Anna, si sente in dovere di ritornare al tempio e di presentarlo al Signore, anzi di offrirlo al Signore. E lì ritrova Eli e glielo mette nelle mani. Sappiamo un po' la storia come andrà, no? Samuele una notte poi sentirà Dio che lo chiama e Eli non capisce immediatamente che è Dio e per 3 volte il bambino corre dal suo sacerdote a cui era a servizio e gli dice: "Eccomi qua, parla Signore che il tuo servo ti ascolta." Sarà la finale che gli suggerisce il sacerdote Eli e da quel momento Eli comincerà ad ascoltare la voce del Signore e a riferirla al suo popolo. Prima di questo però c'è proprio questo momento, questo brano che ascoltiamo. La donna Anna va al tempio e ringrazia Dio. E questa preghiera che fa, una preghiera semplice ma autentica, che sgorga dal profondo del cuore, anticipa quello che sarà il cantico di Maria. Ricordate, no? L'anima mia magnifica il Signore, perché è prodigioso, perché è meraviglioso. Ma è la nascita di un bambino, c'è una mamma che si fa interprete proprio di un'accoglienza e poi di una restituzione. Questo bambino che nasce in modo prodigioso prepara la nascita, unica nascita prodigiosa, che è il Dio che viene in mezzo a noi. Ascoltiamo, credo che anche un brano così, no? Che ci riporta tanto distante, ma ci avvicina a un Dio che è
in mezzo a noi, che si vuol fare presente in mezzo a noi, che vuol fare il suo Natale tra di noi. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un'otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita, egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Che lettura profumata che abbiamo ascoltato. L'avete sentito il profumo? Il profumo è la lode, è il ringraziamento. Il profumo è il dono della vita, è sentire che la vita è un dono e cogliere tutto come un dono che viene dalle mani di Dio. E quindi questa signora, questa Anna, ringrazia il Signore perché c'è un dono che il Signore le ha fatto e adesso lo rimette nelle sue mani. Sta riconoscendo che tutto viene da Dio, che tutto è dono di Dio, che tutto è meraviglia di Dio. Questo è profumo. Quando una persona vive in questo atteggiamento, sente veramente che la sua vita ha una marcia in più, è differente, che la sua vita è nelle mani di Dio. Anche noi, celebrando ormai il Natale, Natale che sta arrivando, riconosciamo il dono di un Dio che ci viene dato, ma di un Dio che ci porta con sé la meraviglia dell'esistenza. E per cui grazie Signore, c'è gratitudine in noi, come c'era in quel tempo in Anna, la mamma di Samuele. E volete che viviamo questo Natale, ma non solo, che viviamo la nostra vita, tutta la nostra vita, come un qualche cosa che è un dono e quindi grazie Signore. Mi ha sempre colpito come ha terminato i suoi giorni Santa Chiara. Ricordate quella formidabile amica di San Francesco che sul letto della morte ha detto: «Ti ringrazio Signore perché mi hai creato». Bellissimo, no? La creazione è un dono, l'essere qui sulla terra è un dono. E anche se terminano i nostri giorni, la vita è meravigliosa. Ci pensa Dio dopo a renderla vita eterna, piena. Buon cammino. Unendo la nostra lode all'esultanza di Maria, proclamiamo la bontà e la misericordia del Signore, che continua a riversare su di noi doni senza fine. Diciamo insieme: Sei grande, grande Signore. Esaudisci le lacrime di chi ti implora per la tua potenza, la sterilità diventa feconda, capovolgi le situazioni di ingiustizia. Preghiamo. Sei grande, grande Signore. Ti ricordi dei poveri, scegli gli ultimi per le tue parole, riversi fiumi di misericordia sui peccatori. Preghiamo. Sei grande Signore. Blocchi il braccio di chi fa violenza. Vieni incontro a chi ti cerca, mantieni la parola data. Preghiamo. Sei grande, Signore. Una creatura diventa tua madre, il tuo verbo si fa nostro fratello, ogni uomo ritrova speranza. Preghiamo. Sei grande, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l'uomo dal dominio del peccato e della morte, concedi a noi che professiamo la fede nella sua incarnazione di partecipare alla sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.